Ben ritrovati a voi tutti e in un altro tutorial. Da oggi vedremo un brano famosissimo di Pino Daniele, Napolè, questo brano famosissimo del 77, se non erro. Allora, io ho trovato una versione anni fa in Re maggiore, perché molti lo fanno in Do, forse per una questione di, diciamo, di intonazione per cantare, vocale. Vediamo questa versione in Re, mi sembra che l'originale sia in Re. Vediamo questa versione con questi accordi. Intro. Eccetera, eccetera. Quindi il brano sostanzialmente, il canto è questo qui che noi vediamo in questi accordi. Quindi il primo verso si muove sul Re maggior 7, preso così, quindi Fa diesis, Do diesis e La, e Re a vuoto. Poi il Sol, preso così, Sol, Si naturale, Re e Fa diesis. Qui il Sol viene pigiato, quindi non è vuoto come il caso di Re, poi di nuovo Re. Quindi l'intro viene fatto due volte praticamente, quindi due volte viene fatto. Ok, questo qui è l'intro e poi inizia a cantare il verso. Con poi gli accordi che poi vengono dopo, no? Quindi dopo quando inizia a cantare col primo verso, quindi fa Re maggior 7, Sol, Re maggior 7, Sol, dopo va a La, che sarebbe praticamente sarebbe il La dominante, che lo possiamo prendere qua, però lui lo prende qua, poi fa basso Sol. Fa diesis minore. In drop 3, con l'aggiunta poi di praticamente di Fa diesis dominante, praticamente sarebbe una dominante secondaria, se vogliamo, che praticamente il Fa diesis praticamente è la terza minore, il terzo accordo della tromea di Re maggiore. Quindi diciamo che questo Fa diesis dominante, settima, questo dominante sarebbe un accordo di passaggio, una dominante secondaria se vogliamo. Quindi Fa La, basso Sol, Fa diesis minore, piccolo passaggio subito, e poi Re mi, Si minore, Sol maggiore, La e Re di nuovo. Questo qui è il giro completo, quindi ci sta questo passaggio, diciamo, di Fa diesis minore che fa dominante. Quindi praticamente questo brano sostanzialmente è un turnaround, quindi è un primo sesto, secondo, quinto, primo, diciamo, ecco. In questo caso lui fa praticamente la progressione che utilizza, praticamente fa un primo maggiore, poi fa un quarto grado maggiore, e il quinto grado dominante, e poi fa praticamente il terzo grado Fa diesis minore, che sarebbe questo qui, con l'aggiunta del
un passaggio del Fa diesis settima dominante, sarebbe questo qui. Quindi fa così e poi fa un piccolo passaggio subito. Si minore, Sol, Sol, La maggiore. E di nuovo. Questi sono gli accordi, quindi questo Re come major 7. Quindi Re, abbiamo visto, Fa diesis, Do e La, e Re bemolle. Sol sarebbe Sol major 7 sostanzialmente, sarebbe la triade maggiore con la settima maggiore, preso così. È molto bello come accordo, suona molto bene. Ecco perché ho pensato che questa versione sia l'originale. Quindi l'intro due volte di Re e Sol, e poi inizi il canto dopo queste due parti di intro inizia il primo verso, quindi fa primo verso, poi fa il secondo verso, dopo il secondo verso c'è la parte strumentale che fa. Fa tutto il giro completo praticamente, la parte strumentale, quindi fa Re, fa Sol, Re, Sol, La. Basso Sol, Fa diesis, Si, Sol e La. Questa sarebbe la parte strumentale che fa dopo il secondo verso. Poi c'è il terzo verso e dopo il terzo verso c'è quella sorta di chorus che fa Napoli mille colore, Napoli mille paure, Napoli non solo ma Napoli adore ma tutto eccetera eccetera, sta quella parte che fa strumentale, però utilizza soltanto il primo grado e il quarto grado, quindi utilizza soltanto Re e Sol, Re e Sol. Però questo qua avviene dopo la parte, diciamo dopo il terzo verso, avviene, diciamo, avviene questo, se vogliamo dire, chorus finale, diciamo, ecco, dove che utilizza soltanto Re e Sol, Re e Sol, non cambia accordo come la prima parte come le prime parti sui versi, diciamo, cantati. Quindi il brano sostanzialmente sono tre versi, c'è un intro di due, di Re major 7 e Sol, Re major 7 e Sol per due volte, e poi c'è il primo verso, poi c'è il secondo verso, c'è la parte strumentale che fa il giro completo. Quindi Re, Sol, La maggiore, sarebbe La dominante in questo caso, basso Sol, Fa diesis minore, in drop 3, l'aggiunta del Si bemolle che sarebbe La diesis, quindi dominante, piccolo passaggio di Fa diesis minore e Fa diesis dominante, Si minore, Sol maggiore e La maggiore. Quindi questo brano si può prendere tranquillamente, gli accordi tutti in primo manico, o se no non devi suonare qui. Suona meglio qui il Sol, è più melodico, c'è un altro suono proprio. Quindi diciamo il brano è questo qui, la progressione degli accordi sostanzialmente è un turnaround. Quindi è un classico giro, un classico ciclo di accordi utilizzato in tutti i generi, dal pop al jazz alla musica leggera, eccetera, eccetera. È un classico primo, sesto, secondo, quinto, primo, insomma. Ok, quindi la progressione che utilizzava Pino in questo brano era praticamente un primo maggiore, un sottodominante, quindi un quarto grado maggiore, un quinto dominante. Un terzo grado minore, diesis, in questo caso Fa diesis minore, e poi un piccolo passaggio, diciamo, del Fa diesis, e poi c'è il sesto grado minore, che sarebbe in questo caso sarebbe il Si, il sesto grado, quindi sarebbe il Si minore, che non l'ho menzionato, quindi praticamente fa un classico turnaround, nulla di eclatante, diciamo, però ben messi e ben articolati. Ok, grazie a voi, spero che
Questo tutorial sia stato chiaro, l'ho fatto un po' così in maniera molto, molto pratica, molto spiccio, ma penso che mi sono fatto capire bene, credo di sì. Ok, un saluto a voi da Robby e al prossimo video. Ciao!